Buona vista a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento qui a Pokémon Ultra Luna Blind Lock, la primissima Nuzlocke a Pokémon Ultra Luna in circolazione. Ragazzi, oggi dovremo affrontare un'altra grande sfida, un'altra grande prova contro l'H1, Alixia. Quindi mi raccomando, tantissimi pollicioni in su per supporto, perché ne avremo davvero bisogno. Allora, vi faccio vedere il mio team che ho leggermente allenato. Mindhack infatti è al 29. Inoltre, come potete vedere un pochettino da... non adesso, forse un po' adesso, dalla luce, siamo durante il crepuscolo. E quindi, grazie a voi che nei commenti mi avete detto che Rockruff in Ultraluna non si evolve alle 17, ma alle 5 del mattino. Adesso sono qui sveglio alle 5, non è vero, ho modificato l'ora del DS, perché voglio l'evoluzione, voglio Lycanroc. È tutto in una puntata, forza, Lycanroc, forma crepuscolo e poi anche... La grande prova. Però prima siamo qui nel colle della memoria, perché non abbiamo ancora fatto una cattura in tutto ciò, in tutto questo percorso. Quindi va bene, no, piccolo Rockruff. Allora, da quel lato c'è qualcuno, possiamo anche allenarci un po'. Oddio, forse se qui c'è tanto da fare, forse la grande prova la facciamo la prossima volta. Adesso ci alleniamo e facciamo la cattura. Non lo so, vedremo ragazzi, vedremo in base un po' a quello che accadrà. Vediamo un po' la giornata, come ad esempio questo Tullio bimbo, che giustamente oggi si è svegliato con la voglia di mandare in campo Magby, ma io per primo ho Mindhack, quindi vai Mindhack. Gli ho dato anche l'Hydrium. Ho una caramella per la gola, perché come avete visto negli scorsi episodi ero raffreddato, quindi mi serve. Vai Mindhack, Hydropulsar. Yes. Yes. Con una voce proprio yes. The Rock sale al 27. Attenzione, forse subito Ledian. Per Ledian potrei mettere proprio The Rock. Dai, salutiamo The Rock con un'ultima, con un ultimo ingresso in scena, con un'ultima lotta. Cioè Rockruff, perché poi avremo Lycanroc. In effetti l'ho usato pochissimo perché lo volevo preservare. Però direi che Rocciotomba adesso può andare bene. Ok, salvaguardia. Ok, vai. Boom. Mamma mia, che potenza. Che potenza Rockruff. Che potenza. Felix sarà al 32, va bene. Potrebbe anche servirci a doppio calcio. Può essere davvero interessante. E non si evolve, incredibile. Avevo messo... cioè, sono sicuro. Vabbè, ci riproveremo con un prossimo livello, speriamo. E via. Forse sa che ho cambiato l'orario e quindi mi sta punendo. Vabbè, è giusto, gentiluomo. Fammi vedere che Pokémon hai. Aia, Jolteon. Vabbè, va bene. Fammi una bella mossa di tipo elettro. Sì, perché io te lo lascio, Mindhack. Antimetrico Pokémon. Dai, fammela una mossa di tipo elettro. Falla adesso. Vai Dakota. No, occhioni teneri, no. Dai, mi ha predictato. L'attacco di Dakota diminuisce. Non va bene, non va affatto bene. Andiamo. Ok, un piccolo calo di frame che ogni tanto voi ormai lo sapete, ma io ve li levo tutti perché non voglio annoiarvi. E quindi vai Dakota, sopportazione, forza equina. Ciao Jolteon, è stato bello, ma breve, breve ma intenso, diciamo, mettiamola così. Ok, abbiamo sconfitto Egisto, bravo. Ci fa anche l'applauso proprio a prenderci in giro, Egisto? Egisto? C'è una bella donzella qui. Oddio, ho lanciato via il 3DS praticamente per fare così. Ok, si lotta. Allora, Annette, Madame. Ok, ha due Pokémon. Il primo è Furfru. Ok. Furfru molto carino. Mindhack, vai. Allora. Direi che anche in questo caso io metto Dakota per due motivi. Uno, per il doppio calcio. Due, perché in caso ho anche la mossa Z di tipo lotta. Tre, perché Furfru dovrebbe essere, diciamo, fisico. Anche lui occhioni teneri, si sono messi d'accordo.
Ho capito. E sapete che vi dico? Potere Z. Iperscarica furiosa, vai. Aia, botto in testa. No, no. Ok, sopportazione. Ma che livello è? È Tentenna, no. Di nuovo. Occhioni teneri, un'altra volta. Un'altra volta. Ecco perché utilizziamo la mossa Z. Perché altrimenti senza stab è difficile buttarlo giù. Non so se ci riusciamo adesso. Però intanto la nostra Dakota ci proverà. Vai! Super Saiyan? Con quale pugni? Poi me lo spieghi, però mi sta dando un sacco di pugni. E poi boom! Non gli ha fatto niente. Niente! Vabbè, mi ha abbassato l'attacco di troppo. Direi di mettere a questo punto Piccolo, che ha spaccaroccia. Vabbè, spaccaroccia è davvero una mossa un po' scarsetta. Forse era meglio Felix. Colpo coda. Attenzione a questo Furfru che sta un po' rompendo le scatole. Vai. Un'altra volta occhioni teneri. Basta. I Furfru sono odiosi. Beccati. È bello resistente. Facciamo spennata. Botto in testa ancora. In realtà forse era me. Oh! Ma seriamente? Ma seriamente? Pokémon, cambiamo ancora. Felix. Pazzesco. Pazzesco. Questa botta in testa è fortissima. Questo Furfru è un qualcosa di odioso. Vabbè, ok, forse perché mi ha fatto colpo coda, come sta facendo anche adesso. Ok, andiamo a fare doppio calcio. Questa volta senza che ci abbassi l'attacco. Ok. 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 Finalmente via. Ok, Piccolo sarà al 28. Mindak sarà al 30, ottimo. Hit sarà al 29, ottimo. Sostituto... no, non mi piace tantissimo. Dai. Confei, vuoi cambiare Pokémon? No. No, proprio no. Eccolo lì, Confei. Andiamo di nitro carica. Vai. Non gli facciamo tantissimo, eh. Grande Felix! Grande Felix! Questo perché ho l'amicizia molto alta con Felix. Gli do tantissimi pokeggioli. Ok. Ah, mi ha confuso. Felix. Felix. Un morso. Ricarica totale. Questa netta è pazzesca. È pazzesca. Adesso andremo un attimo a switchare anche. Morso gli ho fatto pochissimo, vabbè. Ho sottovalutato un attimino l'avversario. E direi che potrei andarci di hit. No, effetto normale. Credo di non avere niente contro questo, eh. Credo di non avere niente. Infatti, vedete, tutte le mosse che ho di qualsiasi Pokémon sono poco efficaci. Pazzesco. Pazzesco, però Felix ha bisogno di uno switch perché... Perché sì, quindi andiamo di... Hit, dai, andiamo di hit. Ha bisogno di uno switch perché è confuso. Ho questa net, tutta questa zona mi sta mettendo un po' alle strette. Crescita, pure. Sì, ho capito che ti aumenti il tutto. Facciamo... potrei fare pure mimica, però facciamo psicoraggio. Vai con psicoraggio. Avvolgibotta. Non posso più switchare così. Dobbiamo stare attenti, non mi devi confondere adesso. Perché è una brutta tecnica fare avvolgibotta e poi confondere. Vai di psicoraggio. Fagli un brutto colpo. Yes! Yes! Ci gasiamo così tanto contro un Confei di Annette. Vuol dire che siamo messi bene. Ferro scudo aumenta di molto la difesa, ma... Cioè, con l'abilità che abbiamo non c'è bisogno. Ok. Via. Attenzione! Evolution!
Piccolo si sta evolvendo, grande piccolo, grande. Questa è una bella evoluzione. È un Pokémon che mi piace moltissimo, moltissimo. Trambic e... come si chiama lui? Toucannon. L'ho detto prima, me lo ricordavo. Toucannon, eccolo lì, è sempre incavolato, mi piace tantissimo per questo. Sì, è uno di quelli che in effetti abbiamo anche usato in sole, lo so, però non abbiamo avuto modo di sostituirlo in questo momento. Quello che vorrei sostituire... poteva essere lui, in effetti. Rispetto a un Lickerock e un Dakota. Oh, Cannonbecco, certo. Tutta la vita Cannonbecco, mossa che adoro. Direi di togliere... Spaccaroccia. Togliamo Spaccaroccia. Perché tanto lui può imparare pure Breccia, se non sbaglio. Quindi se mai dovesse servirmi posso insegnargli un'altra mossa di tipo lotta migliore di Spaccaroccia. E nel caso in cui dovesse servirci una mossa di tipo lotta contro Alixia, di certo non metterei lui, perché contro i Pokémon di tipo roccia non è il massimo. Allora, qui possiamo fare una cattura, ma attenzione, Team Skull. Sì, essere una ribelle, tutto quello che vuoi, ma va bene. Piera. E poi ho fatto tutta la ribella e ti chiami Piera. Ma chi vuoi darla a bere? Ok, Ariados. Brutta storia, perché volevo mettere Rockruff, però mi spavento un po'. Però mettiamolo, dai. Pokémon The Rock. Vai. Mynduck, rientra. Vai The Rock. Eccolo lì, il mio cucciolo. Viso truce. Ok, diminuisce la velocità. Va bene, va bene. Roccia tomba, vai. Vai The Rock. Ancora viso truce, va bene. Però un Team Skull, un membro così a caso del Team Skull che ha Ariados, tanta roba. Aia. Cosa diminuisce? Velocità pure. Però è più veloce lui, perché io non ho non ho mosse di priorità. Roccia tomba ancora, vai. Oh, ma tu utilizzi solo viso truce? Grazie. 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 Grazie, è stato un piacere, arrivederci. Perfetto. Grande The Rock. Ah, per poco non sale di livello. Ottimo comunque, vedete quanta esperienza stiamo facendo andando da questa parte prima che andare ad affrontare Alixia. Andiamo di qua, vediamo se incontriamo il nostro primo Pokémon o no. Attenzione, perché qua becco anche questo. Una bella iperpozione. Allora, a questo punto andiamo di qua. Forse becchiamo il nostro primo Pokémon di questo percorso. No. E da questa parte mi ricordavo... punta cala. Vediamo. Vediamo. Fa sempre parte del percorso 9. Allora, io non so che Pokémon si incontrano qui, se sono diversi rispetto a poco fa. Quindi... addentriamoci e vediamo un po'. Così, totalmente a caso. Vediamo che incontriamo. Un Nosepass. Un altro tipo roccia che già abbiamo. Non è interessantissimo, però cercheremo di catturarlo. Ok, lotta. Credo che debba andare di confusione, è meglio. Vai Mynduck, non lo devi uccidere. Aia, tuononda. Molto interessante avere un Pokémon con tuononda. Per catture in generale è buono, è buono. Confusione ancora. Grande Mynduck, più veloce e in più attacca pure. Frana. No, Nosepass, non chiamare aiuto. No, no. Ok, perfetto, grande. Allora, facciamo così, borsa. Andiamo a utilizzare una bella... Mega Ball, dai, Mega Ball può andare bene. Vai. Mega Ball. E... uno. Due. Tre. Spam. Yes. 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 Yes, yes. Allora. The Rock sale al 28, ma decide ancora di non evolversi, penso. E invece, eccolo lì, The Rock si sta evolvendo, grandissimo. Attenzione, perché questo
e il Rockruff evento. E quindi si andrà a trasformare, a evolversi in Lycanroc. Forma crepuscolo! Eccolo lì! Con gli occhi verdi, bellissimo! Congratulazioni, The Rock si è evoluto in Lycanroc! Quindi questo è l'episodio dei tipi roccia. Cattura di tipo roccia, Lycanroc si evolve tipo roccia. Forse, non so, andremo ad affrontare Alixia, quindi bellissimo. Ma gli occhi rossi o verdi? Forse non è incavolato, gli diventano pure rossi. Guardate, in questo momento ce li ha rossi. Complimenti, grazie. Misteriosa evoluzione di Lycanroc che si verifica solo al crepuscolo. Ad Alola è un esemplare molto raro. Complimenti. Vediamo che mossa vuole apprendere subito. Colpo. Vabbè, potevi imparare qualcosa di meglio. Però colpo. Vuoi fare colpo su qualcuno? Non lo so. Allora, colpo. Assala attacca il nemico per 2-3 turni. No, no, ok, capisco. Però non mi conviene in una Nuzlocke. Non mi conviene. Perché non posso decidere lo switch, non posso decidere di cambiare mossa, non posso decidere di curarmi. E in più alla fine paralizza. Confondo, sì, paralizza. Ok, ora devo pensare anche a Nosepass. Carino. Carino, carino Nosepass. Diamo un'occhiata. Va bene, il magnetismo. Diamo un bel soprannome a Nosepass. E la chiamiamo, è femmina. La chiamiamo Nasona. Nasona. Vai Nasona, grandissima. Vai nei box però. Mi dispiace, tra Nosepass e Nasona io preferisco. Cioè, no, tra Nosepass e Nasona. Tra Nosepass e Lycanroc preferisco Lycanroc. Sanguisuga, vuoi fare una foto ricordo per festeggiare? Sì! Con chi? Con Lycanroc, spero, no con Nasona. Ah, sessione fotografica, non l'avevo mai... Facile. No, no, no. Facciamola con The Rock. Oh, yes. Rivolti verso l'obiettivo. Sì. Vai. Perfetto. Sessione fotografica. Che è sta roba? Normale. Lotta. Conferma. Ho cambiato posa. Vai, vai, vai. Ho fatto le foto, perfetto. Qual è la più bella? No, questa qui, la prima. Conferma, vai. Vai. Termina, basta. Abbiamo fatto. Ok, allora. Lui non mi convince. Lui sì. Oh! Sta facendo delle vere mosse di karate, ragazzi, ve lo assicuro. Sta facendo delle vere mosse di karate. Fatte anche molto molto bene. Fiorenzo. Quando cago ti penso. Ok, Crab Roller. Mindhack va benissimo anche se è paralizzato. Vabbè. Antimeteo, perché giustamente se dovesse mettersi a piovere saremmo tutti nei guai. Vai Mindhack. Vai Mindhack. Aia, stordi pugno. Aia, 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 aia. Ehi, ehi. Come ti permetti? Sciottalo, sciottalo, sciottalo. Ah, oh, peccato. Peccato, peccato. Facciamo ancora cozzata zen. Stordi pugno ancora. Resisti, 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 resisti. E attenzione, Mindhack. Se piglia di prepotenza la vittoria. L'ho rischiata, lo so che l'ho rischiata. L'ho rischiata tantissimo. Si piglia anche poca esperienza in base a quello che ha fatto. E va bene. Allora. Ah, potevo curare dalla paralisi. Non così. Ma facendo così. Poké relax, vai. No, tu che stai dormendo, svegliati. E spostati però. Cambia. Mettiamo lei. E curiamo. Questo, vai. Vai, 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 vai. Dai, su. Questo strumento non funziona benissimo, eh. Dai, dai. Forza! E niente, non ce la fa. E ho capito, poi ho capito, però devi anche un attimino. Oh! Un applauso, grandissimo, ce l'ha fatta. Perfetto, torna nella Pokéball. Mica ti vuoi le coccole. Ma che stai scherzando? Allora, cioè, già due si sono evoluti. Ora, Mindhack potrebbe anche evolversi tra poco, eh.
Perché comunque è a livello 30. Lui si evolve a livello 33. Forse non in questo episodio, ma... Ah, ok, qua poi ci dovremo andare più avanti. Perfetto, quindi possiamo tornare. Possiamo tornare e fare anche questa lotta. Oh yes. Gelso. Mino. C'è un amico che si chiama Mino. E quindi lui, ha capito. Attenzione perché lui potrebbe trasformarsi, questo qui. Attenzione. Attenzione, esatto, si trasforma. Brutta storia. A vederlo così un attimo uno dice what? Cozzata zen. Andiamogli pesanti. Ok. Aia, pure acquanello. Questa è brutta. Questa è brutta, ragazzi, perché recupera sempre tanta tanta vita. Facciamo così, confusione. Vai di confusione. Lo voglio confondere. Aia, pure riduttore. Aia. Facciamo così. Pokémon. Mettiamo aia piccolo, no. Ragazzi, sono parecchio in difficoltà adesso. Sono parecchio in difficoltà. Mettiamo hit. Mettiamo hit. Sono parecchio in difficoltà così adesso. Bene. Riduttore ancora. Resisti. Aia, resisti. Lui si recupera. Borsa. Mi devo curare. Super pozione. Vai, sweet. Ok. Cura, 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 cura. Va bene. Acqua di sale? Questa fa male. Ok, facciamo così. Lotta. Mossa Z, qualsiasi abbia io. Carica travolgente. Wow, però va bene, andiamo. Vai! Voit! Spaccalo! Spaccalo di botte. Mi sa che ho bisogno di un qualche Pokémon di tipo elettro o erba. Che i Pokémon di tipo acqua in effetti mi danno parecchio fastidio. Spam! Ah, non gli ho fatto niente quasi. Però attenzione con riduttore. Resisti! Ok. Ok, non è più perfetto. Va bene. Va bene, lasciamolo. Diciamo che devo comunque colpirlo perché lui altrimenti poi si recupera tanta vita con acquanello e tutto il resto. Quindi devo sbrigarmi. Devo sbrigarmi a buttarlo giù. Lui utilizza ancora acqua di sale, dovrebbe farmi molto meno. Perfetto. Rimani così. Ah, mannaggia. Si ritrasforma subito. E facciamo così allora. Psicoraggio. Vai, psicoraggio. Yeah, brutto colpo, grande. Ma così poca esperienza? Così poca esperienza per aver battuto un wishy-washy del genere? Dai, 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 perfetto. Finalmente ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Dopo tantissime lotte, in effetti ve la potrei anche tagliare questa parte perché abbiamo davvero lottato con tanti Pokémon selvatici, uno dopo l'altro, ogni passo ne incontravamo qualcuno. Direi che è utile per fare allenamento, ecco, inoltre anche il mio 3DS fa le bizze. Quindi direi che per oggi ci possiamo salutare. Io nel frattempo allenerò un pochettino Mindhack, tra uno o due livelli si evolve, quindi mi servirà davvero tantissimo per la sfida contro Alixia. Mi raccomando, se il video vi è piaciuto, tanti pollici in su, un commento qua sotto, anche con l'hashtag DDG per farmi sapere la vostra. Noi ci vediamo in un prossimo appuntamento, quindi iscrivetevi al canale, campanellina, social in descrizione e non mancate alla prossima perché sfideremo Alixia. Quindi io ci sono quasi pronto. Ciao ragazzi!